forse il punto di partenza per l'equilibrio tra realismo e fantasy è stato quello di pensare che non c'è niente di più magico della realtà e niente di più reale della magia, se la si guarda attraverso un occhio e un punto di vista che è quello dell'esperienza che culturalmente, il patrimonio che culturalmente appartiene al mondo femminile, e cioè la nascita, la morte, il corpo ammalato, i momenti non visibili dei quali storicamente le donne sono testimoni. E quindi questa fiducia e questo patto nel credere che la magia fosse qualcosa che potesse scaturire nelle pieghe della realtà, di una realtà povera, di una realtà estremamente umana, e che poi fosse anche reale e potesse consentire, come è stato detto prima, molto meglio che da me, prima di me, potesse consentire quasi un riscatto in questa storia e potesse consentire di raccontare queste donne non come delle vittime, sì, sono perseguitate, ma non solo come delle vittime, ma come da offrire loro una seconda possibilità di riscatto. È stato veramente molto divertente partecipare a questa serie, è stato un onore, sono stata felice quando mi ha chiamato Francesca e quando l'ho incontrata, e perché l'impressione da subito era che fosse una cosa molto intelligente, molto divertente al tempo stesso, e questo è molto raro, ossia che si potesse portare appunto attraverso Netflix e il confronto anche assieme a Fandango con Netflix come produttori, si potesse portare a un grande pubblico. Si potesse portare a un grande pubblico al grande pubblico dei contenuti anche seri e importanti, e quindi appunto parlare della persecuzione delle streghe, parlare della paura del diverso, parlare della ricerca del capro espiatorio, dell'ignoranza e della conoscenza. Ci sono tanti temi in questa serie che sono profondi, e al tempo stesso ci siamo divertite come matte con la magia, con le regole di un mondo, perché poi di fatto Tiziana prima e poi le sceneggiatrici hanno creato un mondo che aveva delle regole, un mondo che aveva, e poi successivamente appunto con i costumi, con le scenografie, questo mondo è venuto. Ed era quando ci siamo seduti, io mi ricordo il primo giorno che mi sono seduta davanti al monitor e ho guardato l'immagine, ho detto, ma mi sono resa conto che sì, che avevamo creato qualcosa di completamente diverso. Sono molto molto fiera e molto orgogliosa di essere parte di questa avventura. Diciamo che una delle cose speciali intanto di lavorare con questo team in particolare e sotto anche la guida della nostra capitana Francesca Comencini è che non solo ho imparato tantissimo, tanto per dirne una, ho imparato che l'azione è fatta di personaggi e che quindi la magia e l'azione giocano sui sentimenti dei personaggi e sulle relazioni, altrimenti non hanno senso. E già questo è bellissimo, mi ha aperto dei mondi. Ma poi ho anche visto delle cose bellissime, tipo, io non ho esperienze di altre serie, appunto essendo la prima, ma cioè, ognuna di noi, il portato di ognuno di noi è stato valorizzato. Cioè, non ci è stato chiesto di uniformarci, ma ci è stato chiesto di contribuire e collaborare alla costruzione di un progetto comune, che secondo me è una cosa molto bella. Magari succede sempre così, però non ne sono sicurissima e in questo caso sicuramente è successo.